Bentornati a questa diretta della Casa di Rick. Come al solito ormai si spezza sempre. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Giacomo Saulle per le ultime battute, giusto? E per salutarlo. Eccolo, andiamo un po'. Purtroppo continuiamo ad avere problemi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, purtroppo guarda, ultimamente con questa connessione Vabbè, devono non c'è saltare problema. dirette. Senti, ti lascio con solo una domanda. Qual è la partita che ti è piaciuto di più giocare? Delle tante disputate. Mi sa di no, è stata una bella partita perché tanti gol, tante azioni, mi sono divertito. Però anche Panther Bros, l'ultima partita sentita. Di carattere, un pareggio che non bastava, quindi abbiamo cercato fino alla fine di ottenere qualcosa di più, però è stata una bella partita. È fine 0-0 quella. Una Sì, mi sembra di sì. battaglia proprio Una all'ultimo. battaglia, sì. Senti, Giacomo, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi. Mi scuso per l'inconveniente della Grazie a connessione voi, grazie a voi. e spero di rivederti presto in campo. Speriamo Va di bene? vederci presto, grazie. Assolutamente. Ciao, Giacomo. Ciao. E allora abbiamo sentito anche Giacomo Saulle dire a tabellino, per loro una stagione che si è interrotta proprio durante il playoff, la sconfitta che li ha condannati. Scusate per i problemi di connessione che stiamo avendo nelle ultime puntate, ma evidentemente fanno tutte dirette e si sovraccarica il sistema. Adesso aspettiamo Tommaso Vairetti dei ragazzi del Lago per sentire cosa ha da dirci sulla loro stagione e qualche magari curiosità, particolarità del loro spogliatoio. Ricordiamo che i ragazzi del Lago sono arrivati sesti per un punto, non sono riusciti ad arrivare quinti, che valeva proprio per il playoff per l'accesso al trofeo degli Atenei. Quindi grande rammarico da parte dei biancorossi. Ciao Tommaso! Eccoci Riccardo, ciao, come Come stai? stai? Io bene, tu? Bene, bene, dai, non ci possiamo lamentare. Ragazzi del 40 me la fa. lago, guarda, ti faccio vedere subito il nostro lago, da cui deriva il nome, quindi... Facevi per non girarlo, così crei solo invidia, scusami. Mi hanno chiesto esplicitamente di farlo vedere, quindi non potevo non farlo. Quindi quello è proprio il lago dei ragazzi. Questo è il lago Maggiore, sì, esattamente. È il Quindi, ma lago dei ragazzi. siete tutti di quella zona lì? Allora, sì, buona parte sì. Diciamo che 10 undicesimi fanno il percorso Verbania-Milano, mentre un Ok. ragazzo lo fa il contrario d'estate in villeggiatura, mentre il dodicesimo è di Mantova, percorsi universitari che si sono incrociati e quindi l'abbiamo tirato dentro. Ma state studiando durante questa quarantena? Perché io vi sento dire sì, stiamo studiando. Ah, beh, allora basta. L'hai messo apposta così a fianco. No, no, si studia per forza perché arriverà la sessione, quindi ci tocca, Certo. altrimenti c'è da spararsi. E invece per quanto riguarda la forma fisica, state facendo qualcosa tu? Ma io sì, io personalmente sì, perché comunque stando tutto il giorno in casa a studiare, a una certa necessità vuole che un po' di Coperti un po'. esercizio fisico si faccia. Purtroppo la corsa non si può fare, quindi facciamo un po' di esercizi a corpo libero e via. E i tuoi compagni anche? I miei compagni, ma credo di sì, perché essendo comunque tutti sportivi, credo di sì. Devo dire che non siamo molto in contatto, Ma però no? Non vi state immagino di sì. sentendo? Come? Non vi state sentendo con gli altri? Non vi state sentendo con i No, compagni? poco, poco. Diciamo che ognuno ha il suo da fare, quindi così è. Si è interrotto tutto con questa pausa, anche il clima spogliatoio. Tutto quanto, sì, c'è da dire che no, con alcuni di noi siamo più in stretto contatto perché qui a Verbania facciamo un CSI a 7 Ah, ok. e quindi circa 6-7 di noi giocano per i ragazzi del lago, ma anche per la squadra qui del posto, quindi con loro ci sentiamo più spesso, senz'altro. Però dispiace che si sia fermato tutto così, anche perché abbiamo lottato fino alla fine Esatto. però Cosa? non ce l'abbiamo fatta per un Dammi un soffio. giudizio sulla vostra stagione regular season. Allora, abbiamo iniziato abbastanza bene, anzi,
a giudicare dal cammino che poi ha fatto la banda di Porta Romana, è stata una vittoria super all'inizio. Poi siamo finiti in un vortice, proprio siamo scesi, siamo caduti in bassissimo. E c'è da dire anche che comunque noi, non penso neanche gli altri ragazzi, però all'infuori della partita del Kun, allenamento non ne abbiamo mai fatto. Ok. E spesso e volentieri ci siamo ritrovati contati con alcuni elementi, forse i più incisivi che sono venuti a mancare nel corso delle partite, e quello ha fatto tanto, sicuramente. Quindi da questo tunnel poi siamo usciti verso la fine, abbiamo provato a farcela lo stesso, a dire la verità ce la siamo giocata all'ultima partita, se non avessimo, non mi ricordo se abbiamo pareggiato o perso con Hellas Madonnina. La Smadonnina. Se avessimo vinto saremmo riusciti ad arrivare davanti a Stella Rotta e quindi entrare nei playoff. Purtroppo così non è stato, però siamo abbastanza soddisfatti, dai. Sì, anche se io sono onesto, la prima di campionato me la ricordo molto bene perché c'ero io, ragazzi, là contro la banda, e ho detto, cavolo, questa squadra qui secondo me è una che si gioca veramente i primi posti, e ovviamente mi avete subito smentito. Lo speravamo anche noi. Un altro fattore importante è non avevamo un allenatore. Quello l'abbiamo anche provato sulla nostra pelle con la squadra qui a Verbania, ed eravamo un gruppo di, cioè, senza un'organizzazione da fuori. Anche lì a Milano eravamo lì a cioè, oltre che giocare dovevamo stare lì a tenere il tempo per i cambi, e quindi ti perdi via. Devi magari prestare attenzione a tutti questi aspetti qua e ti porti via le attenzioni che servono, che sono necessarie alla partita. Quello fa tanto, l'allenatore fa tanto. Infatti, oppure gestire la situazione sul campo, diciamo che serve sempre, perché esatto. Poi fare i cambi col minutaggio non è mai alla fine una cosa che funziona, di solito. Esatto, è l'unico metodo di autogestione, ma certo, non efficace. Per non far litigare la gente, io ho giocato questi minuti, però esatto. Poi sul campo magari tu sei più stanco di me, sei proprio io in campo. Esattamente. Cioè, sono sempre quelle cose che sono difficile gestione. Senti, buoni numeri davanti, avete avuto Bosotti 8 gol, Francioli, Marenzi 6, un pochino meno bene dietro forse. Sì, c'è da dire che almeno per quanto mi ricordo, alcune partite davvero ci siamo fatti tanto di quel male inutilmente, che davvero, riguardando anche i video, dico no, ma com'è possibile? E sì. Poi anche, ecco, Francioli è stato fondamentale, senz'altro, e però è venuto a mancare per 3-4 partite, quelle fondamentali, con Brera, Stella Rotta, che è lui davvero il fulcro del nostro centrocampo. E quindi sai, alla fine Zeman diceva ne prendi 4, basta farne 5 e vinci, però se ti mancano quelli che li fanno ne prendi 4, ciao, e a casa. E però se te ne fai neanche 5, esatto. Diventa solo una sconfitta. Esatto, e così è stato. Alla fine comunque è stata una partita combattuta. Brera Pastore erano quelli che temevo di più, però è finita 3-2 forse, non mi ricordo, li abbiamo tenuti testa. Quando vi ho fatto il pezzo ho dato un po' di occhiata ai vostri risultati, 3-2, partita combattutissima. Contro Pudra abbiamo preso la scoppolata del secolo. 6-2. Sì. sì, siamo arrivati lì, la partita si giocava, non si giocava, vabbè, 6-2, niente da fare. Senti, vedo che fra i compagni volano complimenti per Marenzi, non sa tirare, non sa stoppare. Stavo leggendo ora. Marenzi è il nostro cane, proprio rabbioso, lui è proprio il nostro cane rabbioso. Però si è fatto sentire anche in fase offensiva, dai. Sì, è per questo che stanno dicendo che lui, anche quando ciabatta, la palla si infila in rete, sempre. Perché giocando anche nella nostra squadra qui di Verbania hanno qualcosa da dire in merito. Senti, chiedo anche a te, ti è piaciuto il format del campionato, come è strutturato? Sì, assolutamente sì. Non ti dico le risate a vedere i video, le pagelle post partita. Questa è una cosa proprio che coinvolge e ti invoglia davvero, davvero a tirare fuori il meglio di te nelle partite, interviste, tutto quanto, assolutamente. Organizzazione anche.
direi che siete davvero un gran bello staff, volentieri di far viaggiare questo progetto al meglio. Certo, cerchiamo di migliorarci sempre, di proporre un torneo sempre più bello, intrigante e, come hai visto, comunque di alto livello, insomma. Assolutamente, assolutamente, super divertente. E come la vedi? A parte che, vabbè, la situazione è criticissima, ma quest'anno non sa da fa. Diventa difficile ricominciare, come vedi, guarda quante problematiche hanno la Serie A, come dicevo nei scorsi giorni, figurati noi. Chiaro, quando ci permetteranno di ricominciare a usare i centri sportivi o magari banalmente anche le docce, gli spogliatoi, diventa davvero tutto complicato questo discorso. Delle persone in merito che sapranno decidere per noi, sapranno farci sapere qualcosa, speriamo il più presto possibile per comunicarlo anche a voi, ovviamente, però diventa difficile cominciare in questo momento. Assolutamente, ho letto che le lezioni andranno avanti telematicamente fino a gennaio, quindi... Addirittura fino a gennaio? Ho letto così. Ma senti, invece gli esami come li date? Uguale, online. Ma online... c'è questa piattaforma, poi a seconda della facoltà ognuno usa la sua, e noi usiamo questa piattaforma. Ok, ma orale o scritto? È questa la mia domanda. Orale. Solo orali fate? A parte che noi di giurisprudenza la maggior parte sono praticamente tutti orali, quindi per me il problema, cioè la differenza non c'è, non sussiste il problema. Però sì, penso probabilmente sì, tutti orali. Avevo letto che, com'è? Cioè, è ovviamente che sia così, ci sono dei problemi per farli fare scritti, non si sa ancora bene come fare, quindi prediligeranno la forma orale. Anche perché, scusami, se faccio un compito scritto a casa posso copiare, o sbaglio? Ma anche oralmente, voglio dire. Esatto, appunto, un occhio sotto. Infatti sono proprio curioso di vedere come andrà a finire. Cioè, questa è la domanda, quando ho letto esami online, va bene, ok, ma... Cioè, come fai a scoprire se ho copiato o meno? Non ne ho la più pallida idea. Ho letto che si svolgerà praticamente col professore con a fianco due testimoni. Ah, ho capito. Non mi chiedere, ma non lo so. Secondo me... vedremo. Non mi sbilancio. Va bene. E, senti, un'ultima domanda. Se devi scegliere la partita che ti è piaciuta di più... La partita che mi è piaciuta di più, ma sarebbe scontato dirti una partita che abbiamo vinto. La partita che mi è piaciuta di più è stata, anche se abbiamo perso negli ultimi 5 minuti, eravamo in 7 contati nella fase finita la regular season, con Arrosticino forse, che tra l'altro loro fortissimi, hanno una partita nella regular season. Eravamo 2-1. Le ha vinte tutte, l'unica squadra. Esatto, stavamo per fare l'impresa e poi a 5-10 minuti dalla fine abbiamo preso 2 gol e siamo andati sotto, però siamo stati rocciosi, dai, mi è piaciuta la prestazione della squadra. Ci siamo parlati tanto e forse è l'unica partita in cui ci siamo parlati davvero così assiduamente dall'inizio alla fine. Non è bastato, però... Però ci sono dei miglioramenti, la comunicazione in campo è importante. Assolutamente. Infatti stavamo sfiorando quell'impresa lì e proprio lì ci siamo detti che se avessimo giocato con questa attenzione tutte le altre partite probabilmente saremmo anche potuti finire più in alto. Però è andata così. È andata così, però dai, se vi rischierete il prossimo anno potete migliorare. Dobbiamo trovare i fondi, siamo proprio senza soldi. Non abbiamo i soldi neanche per piangere. Quindi è un appello, ricerca dello sponsor per i ragazzi del lago. Quest'anno, anzi, ringrazio i ragazzi che hanno permesso la cosa, perché abbiamo tirato fuori tutti i soldi di tasca nostra, quindi davvero un grazie infinito. Purtroppo mi spiace che non si può finire questo percorso, però dai, non è colpa nostra, insomma. Assolutamente, esatto, e speriamo di poter ricominciare presto a giocare. Dai, assolutamente. Grazie Tommaso, ho dato disponibilità. Saluti dal lago. Con noi. Ciao ciao, buona giornata. Salutami il lago. Ciao. Ciao Tommaso.
E qua abbiamo sentito anche Tommaso Veretti che ci ha spiegato anche come faranno questi esami online le università. Io continuo a dire che ho grosse perplessità sulla validità di questi risultati, però va bene così, non sono nessuno per dirlo. E adesso aspettiamo allora, ultimo, ma non ultimo, ci mancherebbe altro, Mister Andrea Di Russo dei Panther Bros per farci raccontare la loro stagione di quel maledetto playoff dove erano in vantaggio 3-1 e invece è finita a 3 pari e li ha visti retrocedere in Coppa dell'Università e soprattutto sfumare il sogno di giocare il Trofeo degli Atenei, anche se quest'anno forse non si giocherà. Però va bene, sentiamolo. Eccolo qua, Mister Di Russo. Ciao, mister! Ciao Ricca, buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo in questa casa di Ricca. Grande, come stai? Come so, come tutti quanti siamo costretti a stare chiusi a casa, è una galera. È una galera. Però bisogna farlo. Per forza, Ricca, per forza. Sperando che adesso vediamo se dal 4 si riesce un po' a fare qualcosina un po' più in libertà, vediamo. Esatto, vediamo se ci sbloccano almeno la passeggiatina. Almeno qui. Come stai tu invece? Che dici? Io sto bene, sto bene. Sto intervistando i ragazzi tutti i giorni. Sono super impegnato. Ho sentito qualcosa. Ieri ho visto quella di Baraldi, del Capitan Baraldi di Perovil, particolare. Oggi ho visto qualcuna sporadica. Anche se volevo provare a connettermi tramite il computer, ma non prende molto bene. Forse saranno quelli i vari problemi di connessione. Guarda, abbiamo avuto dei problemi negli ultimi giorni, però perché le prime settimane no. Ultimamente salta l'audio, salta il video. Anche ieri con Ronchi, non so se hai visto, la prima all'inizio. Non riuscivamo a vederlo, l'abbiamo solo sentito. Senti, li stai sentendo i ragazzi? Sì, è normale, quello sempre. Abbiamo il gruppo su WhatsApp, siamo in continuo parlare. Oggi abbiamo anche visto l'ultimo articolo che avete fatto. Non so se l'hai fatto tu o qualche altro L'ho tuo fatto collega. io. Bello, bello, bello. Grazie mille. Almeno ci siete voi che ci mantenete proprio attivi, ecco, perché purtroppo per colpa di questa cosa ci hanno un po' spezzato le gambe. Eh certo, assolutamente, cerchiamo di comunque tenervi su lo spirito e l'animo, perché parlando di voi, della vostra stagione, perché alla fine i protagonisti siete assolutamente voi del Kun. Grazie, grazie veramente. Beh, ma grazie pure a voi che comunque ci date questa possibilità, eh. Beh, ci mancherebbe altro. Senti, parliamo della stagione. Un giudizio, mister. Un voto ti devo dare finora? Dammi un voto, dai. Dai, finora la stagione, considerando che è il primo anno e abbiamo avuto un sacco di innesti nuovi, diamo un 7. Un 7, Guardiamo sempre un po' il bicchiere mezzo pieno, diciamo così. sei partito tipo Mazzari a dare un paio di scuse. No, 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 Mazzarri proprio no, per favore. Mazzarri proprio no. E quindi voto 7, però quel playoff è rimasto qui, immagino. Quella sarebbe indubbiamente una partita che vorrei giocare di nuovo, sì, contro i milanesi Smog. Quella è stata una bella partita. Ha Bellissima. vinto lo Sporting in primis, è stata una bella partita. Poi abbiamo avuto pure l'opportunità che è stata trasmessa da Emory Burger. E però quella partita io vorrei rigiocarla tutt'oggi perché è successo di tutto: VAR, gol proprio sulla linea, La VAR, se fuori non sbaglio, nei primi 5 minuti, due volte, subito. gradi, Subito due impalo chiamate del VAR. Ecco, vedi? è andato temporaneamente in palo. Sì, VAR nei Dicevo, primi 3 minuti. 5 minuti, due volte il VAR. Esatto. Confermo, Perché avete confermo. fatto subito gol. Sì, Subito un gol gol sulla linea. fantasma. Sì, un gol sulla linea, gol non gol, poi alla fine entrata, abbiamo chiamato il VAR, entrata, un rigore su Bernabei negato, che negato confermo, cioè giusto, e alla fine una partita ricchissima di emozioni, da un lato e dall'altro, preparata pure bene, diciamo che il Panther era stato messo bene in campo e aveva dato tutto il primo tempo, infatti eravamo in vantaggio 3-1, il secondo Esatto. tempo ci siamo un po' sgretolati, diciamo così, forse perché abbiamo dato tanto il primo tempo, non lo so. Anche se avete preso il 3 pari su direttamente da calcio d'angolo. Sì, infatti là, guarda, ti ripeto, è una partita che vorrei giocare domani, il 4 maggio riaprono, rifatecela giocare, veramente. È stata veramente una partita bellissima. Poi gli ultimi 10 minuti veramente era più rissa che altro, Eh sì, perché perché poi gli animi.
diciamo, quando la posta in palio è alta. Certo. E soprattutto a loro bastava il pari, a voi serviva il gol, quindi la situazione era incandescente. Ecco qui, altri problemi di connessione anche con Mister Di Russo. Cerchiamo di farla ripartire. Ci sei, mister? Vedi, ti avevo perso temporaneamente, connessione debole mi dava. Ci sei? Adesso ci siamo. Sì, ci siamo. Ma è un problema tuo, no? Ma guarda, non lo so, onestamente, non l'ho ancora capito se è mio o di qualcun altro. No, perché con alcuni va benissimo, con alcuni prima con Tommaso non abbiamo avuto nessun problema, quindi non so veramente di chi sia la colpa. No, vabbè, sennò pure io devo andare a far controllare la linea. Più che altro perché... Comunque, ti stavo dicendo, una partita ricca di emozioni, gli ultimi 10 minuti, sì, assedio clamoroso, ma perché noi dobbiamo per forza cercare il 4-3, perché loro erano... figli, loro avevano quel vantaggio di essere sì, posizionati al quarto posto, noi al quinto posto, quindi noi dobbiamo... Continuiamo ad avere problemi, mi spiace, non so neanche cosa fare esattamente bene per aiutare la situazione. Cerchiamo magari... Cerchiamo di far ripartire l'intervista, mister. Rimandami la partecipazione, che cerchiamo di ributtarti dentro e continuiamo a saltare. Io onestamente non so se sia un mio problema o un vostro, un insieme delle cose. Ultimamente continuiamo ad avere problemi. Ma secondo me è perché troppa gente fa dirette. È quella la verità. Riaspettiamo la richiesta di partecipazione da parte di mister Di Russo. Eccola. Eccomi, Rick. Ecco. Il 4G per sicurezza, guarda. Cioè, proprio per togliersi di qualsiasi dubbio, ho tolto la linea Wi-Fi, se dovesse aver problemi, almeno questi 4G. Comunque... Ok. Senti, parlando della regular season, qual è la partita che ti è piaciuta di più dei tuoi? Allora, partita di più, diciamo, la prima partita che abbiamo incominciato a esprimere un buon gioco è stato contro i Badapum, perché le prime due siamo partiti un po' col freno a mano tirato. Poi il caso vuole che comunque abbiamo anche sfidato le prime due in classifica, cioè due squadre tra le prime tre in classifica. Certo. Quindi insomma, diciamo che le prime due non sapevamo la potenza degli avversari, abbiamo beccato Sleal, partita aggressiva in cui si ricorda pure quello scontro fra Masserini e Piraccini, e tutti e due coinvolti, e poi ci siamo trovati all'ospedale di Crozzano, ci siamo trovati là, io col mister Gisleal a parlare di questo infortunio, Massini che aveva il sangue che usciva dalla testa e Piraccini che è stato una notte intera in ospedale. Povero Matteo, però il capitano è uno... Non molla mai, però. Esatto. È uno dei miei giocatori preferiti, dei Panther Bros. Vabbè, perché lui di base merita molto, ecco. Cioè, da esperienza lui merita molto, quindi ci affidiamo a lui, ci aggrappiamo a lui quando c'è il momento un po' del bisogno. Anche se ti devo dire la verità, il mio preferito... tecnicamente, ed è secondo me il più forte, però si perde, è Bernabei. Bernabei è... tecnicamente è straordinario. Allora, Bernabei a me mi fa incazzare. Adesso lo capisco bene, fa incazzare me. Bernabei a me fa incazzare perché tecnicamente ha una tecnica sopraffina, quindi non, questa cosa non si mette in discussione. Però gli manca quel qui per salire in cattedra e per farci fare quel salto di qualità, perché Bernabei quando c'è si vede. Bernabei quando c'è si vede perché è un giocatore che c'ha begli strappi. Però molte volte si fa risucchiare dalla pressione della partita, quindi molte volte appunto cala pure lui. Casca soprattutto in provocazioni, secondo me, sì. O da parte degli avversari o si innervosisce con l'arbitro e si vede proprio che perde qualcosa in campo. Sì, Bernabei, lui la sente la partita e poi dopo lui salta un uomo, ne salta due, gli fanno fallo, si innervosisce e poi dalla... Per il giocatore può prendere calci. Lì a calcio ti bisogna prenderne calci, c'è ragione.
Cioè, se non prendi calcio vuol dire che non sei forte. Esatto. Ma per la bella cosa, consapevole che lui è molto buono, e quindi no, diciamo che Bernabé è un giocatore così, bisogna prenderlo così, bisogna amarlo così com'è Bernabé. Anche se ci fa incazzare tanto, eh. Esatto, fa arrabbiare per come si comporta poi. Sì. Ma senti, invece se dovessi scegliere il più forte dei tuoi? Questa è una domanda simile a chi vuoi più bene tra mamma e papà, capito? Cioè, è una domanda di questo genere. Quindi di base non puoi scegliere se vuoi più bene a mamma o a papà. E i giocatori sono come dei figli, quindi vogliamo bene a tutti quanti. E per me non sono quanti uguali. Ok, il più simpatico? Dai, il più simpatico. Allora, diciamo che nel spogliatoio abbiamo due, tre elementi, pure qua. Diciamo che c'è un bel gruppo, c'è sintonia. Però abbiamo 4-5 elementi che scherzano tra di loro, si fanno belli scherzi, poi mettono in mezzo sempre il mister che viene un po' bersagliato, Matarrozzi è simpatico, Coccoludo è simpatico, Santini, Graffino, Mutti, Mutti è il bestemmiatore seriale proprio. Quindi no, diciamo che si completano a vicenda, ecco. Senti, una domanda su Coccoludo, è riuscito a rimediare qualche numero di telefono delle hostess? Sì, Coccoludo c'ha questo vizietto. Coccoludo c'ha il vizietto che deve andare a cercare il numero delle hostess. Infatti mi ha detto mister, appena vai in conferenza, mi raccomando, un saluto a Gemma Avi. Lui ha questo folgore da parte di Gemma Avi, mi ha detto un saluto a Gemma Avi. Ho detto sì, provvederò, Fede, non ti preoccupare, tranquillo. Va bene, glielo faremo arrivare nuovamente il suo saluto, allora. Per Coccoludo, naturalmente. Assolutamente, che tra l'altro è il vostro capocannoniere. Sì, 5 reti all'attivo, Coccoluto sì, anche se ha un minutaggio un po' ristretto, perché io li alterno, Santini, Coccoluto giocano 20 minuti, 20 minuti per far giocare tutti e comunque per dare spazio a tutti, però sì, Coccoluto ha fatto 5 gol con un minutaggio abbastanza ristretto, quindi molto bene Federico, primo anno che sta tra l'altro nei Panther Bros, quindi è un giocatore nuovo, ricordiamolo. Comunque si è dimostrato un ottimo elemento. No, valido. Pure per quanto riguarda il gruppo si è inserito perfettamente e no, non ci sta niente da dire. No, ma sono contento per tutti quanti i giocatori, cioè si sono inseriti tutti molto bene. Se invece devi scegliere un avversario, chi è il più forte secondo te che hai incontrato? Allora, il più forte, allora io ti dico, diciamo che questa domanda me l'aspettavo un po', poi non so se questa diretta verrà anche vista, il giocatore più forte che ho visto dagli highlights che mi aggrada, ecco, mi piacerebbe averlo pure in squadra e Bianchi dei Milanesi Smog. E bello, ti capisco bene, ce l'avremo sabato in diretta se ti interessa. Anche se Bianchi devo dire che con noi non ha sfruttato al massimo il potenziale, Bianchi non ha sfruttato al massimo il potenziale, lì è stato più Iurlaro che si è trainato la squadra. Però Bianchi per le caratteristiche di giochiamo mi piace tanto, come anche i Perofil, c'hanno due o tre elementi interessanti, c'è Scogliamiglio, c'è Cuzzo Crea, Bertoni si commenta da solo, ci sta poco da dirgli, ha fatto non so quanti gol, 12 Bertoni. Però mi pare che Celani di Roma Capoccia ce n'ha 14-15, pure Celani è un bel individuo, pure Celani, Celani 15, di Dio. Il tasso è, cioè, diciamo che il livello è alto, quindi ci sta poco da dire, il livello è alto e noi ci impegneremo sempre di più. E il format del torneo ti è piaciuto? Il format del torneo è interessantissimo, peccato che ce l'hanno interrotto a metà, proprio sul più bello ce l'hanno interrotto, quindi diciamo che siamo stati un po'... Ecco, purtroppo abbiamo dovuto godere per poco di questo Kun. Esatto. Diciamo così. E speriamo di tornare per il campo, così ricominciamo subito a fare. Speriamo sì, vediamo se da settembre si può tornare subito in campo, così almeno i Panther Bros sono pronti a ruggire, ecco, diciamo così. Va bene, Andrea, mister, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Ma figurati, grazie a te per questo invito, un saluto a tutti i Panther Bros che ci guardano da casa, che ora si vedranno questa diretta e la rivedranno dopo, che saranno sicuramente studiando, saranno sì, ne siamo sicuri, io ne sono sicuro quanto te. Immagina. Ciao mister, alla prossima. Ciao Rick, un bacio. Ciao Rick. Anche a te, ciao. Ciao.
E allora avete sentito anche le parole di Mister Di Russo? Abbiamo avuto altri problemi con la connessione, quindi vi chiediamo scuse se si è interrotta e ripartita, se è interrotta e ripartita. E per questa casa di Rick è tutto. E vi aspettiamo per le prossime puntate e anche per la Football House, per l'intervista della Serie I e per tutti gli altri contenuti del Kun. In particolare non vi dimenticate del torneo di FIFA che sta spopolando online. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!